Incredibile ma vero, siamo tornati in un nuovo video reaction. Queste sono le mie cuffie da reaction, sono nella mia postazione, in realtà da editing, però ho attrezzato tutto per registrare qui. E sto per guardare un video che mi avete consigliato in tantissimi nell'ultimo mese, che non ho mai visto, come vedete ho solo aperto i primi secondi per vedere giusto che tipo di video fosse e quanto dura. Non solo perché appunto volevo mantenermi la sorpresa per fare la reaction insieme a voi, ma perché mi ha sempre fatto abbastanza schifo. Cosa succede se non togli più le tue AirPods Pro? Si parla di cuffie, si parla di AirPods che sono forse tra le cuffie più vendute al mondo, almeno nella tipologia Bluetooth. Sono anche uscite le nuove AirPods Max. Se vi siete persi il video dove riassumo le novità, vi invito a guardarlo cliccando qui nelle schede. Tra l'altro tra pochi giorni, tra 3 o 4 giorni dovrebbero arrivarmi a casa. Ma quest'oggi si parla, o meglio si guarda un video di ASAP Science, che non conoscevo come canale, che dovrebbe spiegarci cosa succede se ci mettiamo all'orecchio delle AirPods Pro, non so se poi vale anche con delle AirPods normale, e non ce le togliamo più. Io sono decisamente spaventato, ma appena ho visto il titolo di questo video ho detto ok, ci devo fare una reaction, è uno di quei video, è arrivato il momento. Quindi possiamo munirci di cuffie e buona visione. Cosa succede se non togli mai più le tue AirPods Pro? Succede che diventano una protesi del tuo corpo. Proverò a mettere i sottotitoli perché è un video in inglese, sperando che la traduzione sia decente. Walk anywhere today and you'll see Apple AirPods dangling out of people's ears. Queste AirPods penzola, sgocciola. Queste battute, se siete veterani di YouTube Italia, le capirete, altrimenti no. These cordless earbuds have become a status symbol. I mean, who needs to actually learn to code when you can just pop in two earbuds and bam, you now work in tech. Although these earbuds currently need to be taken out to charge, Apple is accelerating wireless charging. So what would happen if you never took off your AirPods? E da quest'immagine non promette nulla di buono, perché il video fa capire che effettivamente non succede qualcosa di positivo se non te le togli più. Però addirittura scritto col colore del sangue, mi fate prendere male, ragazzi miei. A parte che queste non sono le AirPods Pro, ma sono le AirPods normali, quindi forse vale un po' per entrambe. Vediamo, vediamo, sono curioso. First, you need to figure out a way to make them stick in your ears. This is because a man named Ben Sue recently fell asleep with his AirPods in and woke up with one beeping from his stomach. He'd actually swallowed it in his sleep. I mean, this. Queste sono delle AirPods, ok? Ok. Anche ammesso che io mi addormentassi, che poi è successo un sacco di volte che io mi addormenti con queste sopra, com'è possibile? Quali incubi devo fare per ingoiarmi un AirPod nel sonno mentre ce l'ho nell'orecchio? Vuol dire che nel sonno devo muovermi talmente tanto che mi deve uscire dall'orecchio, restare sul cuscino, girarmi con la bocca aperta, inglobare questo pezzo di plastica con la bocca, non svegliarmi nemmeno per questo, e infine dare un colpo per deglutirlo. Com'è che si chiama questo giovanotto? Ben su, probabilmente il tuo problema si chiama sonnambulismo. Lui ti dice effettivamente per tenerle su tutto questo tempo devi metterci del nastro adesivo, perché sennò te le potresti mangiare. Posto che le persone sane di mente riescono a tenersi nelle orecchie delle cuffie senza mangiarsele, continuiamo. The digestive system was so effective in differentiating the AirPod from actual nutrients. Il sistema digestivo è stato così efficace nel differenziare le AirPods dai nutrienti reali. Beh, non mi risulta che l'organismo umano si possa nutrire di plastica. Purtroppo, aggiungerei, perché se fosse così ci sarebbero meno lamentele in questo mondo di me. Detto ciò, le cuffie sono uscite completamente intatte e hanno continuato a funzionare. Aggiungerei io con un leggero aroma diverso da prima. So next time you see someone with AirPods on the street, just remember they could have come out of their butt. Vi ho appena detto, se trovate un AirPods per strada, state attenti a prenderla perché potrebbe essere uscita fuori dal culo di qualcuno. A soli 1:03 di video mi sento più leggero, perché mi sono già caduti i coglioni. Peraltro, noi, la storia dell'uomo che si era ingoiato le AirPods, sbaglio, ne avevamo parlato. Cioè, avevo fatto un video io su questa roba, non so se era lo stesso, effettivamente. Però mi sa di sì, io la storia dell'uomo che si ingoiava le AirPods me lo ricordavo, ma cosa c'entra? People think that leaving AirPods in would cause a buildup of earwax, but this is actually not true. Earwax is produced when objects are put in and out of your ear, like a Q-tip. Don't use Q-tip. Tips. They cause earwax. Cotton fioc causano il cerume. Il cerume viene prodotto quando gli oggetti vengono inseriti ed estratti dall'orecchio, come un cotton fioc. Tu mi stai dicendo che il cerume viene creato nell'istante in cui io inserisco il cotton fioc? Ma non è vero. O meno, non credo che sia vero. All'alba delle 19:30, quindi ora di cena, dato che non so se lo sapete, ho la fortuna di avere i genitori medici, gruppo famiglia. Buonasera, sto registrando un video. Mi serve un'informazione
medica, più o meno. Ma è vero che il cerume viene prodotto nell'orecchio quando si inseriscono degli oggetti al suo interno e poi successivamente estratti? Quindi in teoria se non si inserisse nulla nell'orecchio non ci sarebbe cerume? Oppure è una cazzata? I miei genitori penseranno che sono pazzo. Continuiamo. What would be an issue is your hearing. We spend most of our lives in air, which is a sound transmitting medium. Because of this, our ears evolved into something we now call a transducer. A transducer is anything that changes energy from one form to another. Vibrating objects produce energy in the form of sound waves. When a sound wave reaches your ear, it now causes your eardrum to physically vibrate. This physical vibration moves hairs in your ear, which result in neural electrical signals that are translated to your brain. This is how you hear. Quindi se uno non avesse più peli nell'orecchio, se uno riuscisse a depilarsi tutti i peli dell'orecchio, sentirebbe in modo diverso? Figata, lanciamo una petizione. Anziché no shave quarantine, facciamo che in quarantena bisogna sturarsi tutti i peli dell'orecchio, così poi sentiamo tutti in modo diverso. Comunque no, questa cosa è vera. Ma non ho ancora capito cosa c'entra. Intanto mio padre mi sta rispondendo. Ma che quesito è? Giustamente non ha tutti i torti. Comunque i miei confermano che questa cosa che il cerume viene prodotto solo se si inserisce qualcosa è una cazzata immensa, aggiungerei io. La produzione di cerume è indipendente da quello che metti dentro, ma è così per tutti i mammiferi. Anzi, per le balene è uno dei metodi per stabilire l'età. Cioè tu alla balena gli sturi il cerume e capisci quanti anni ha. Fantastico. Come fa mio padre a sapere ste robe? Ah, c'è anche addirittura un approfondimento. Può darsi che la mucosa sollecitata ne produca forse di più, perché ha anche funzione protettiva, un po' come le lacrime. Però di base il cerume c'è comunque. Noise induced hearing loss is something everyone who wears headphones should be thinking about. It is one of the most common forms of acquired hearing impairment. Children, teenagers, and adults who listen to headphones for long durations of time are at a significant risk of hearing loss. Ma che significa? Ma dipende da un sacco di cose, dipende anche a quanto volume ascolti le cuffie. Certo che se per 20 anni della tua vita, ogni sera, ogni mattina, ti ascolti dalle cuffie un DJ set diverso, al massimo volume, crescendo col tempo potresti sviluppare sicuramente un deficit uditivo. Questo video mi sta scendendo un sacco, ragazzi, ero partito straconvinto. 7 hours a week can cause hearing loss. This is super intense as I listen for way longer than that. I'm obsessed with music, but there are some other studies that have 7 ore alla settimana può ridursi in una perdita di udito. Ci sono degli studi che hanno avuto risultati meno drastici, vorrei ben vedere. The maximum exposure our ears can take without risk is 8 hours a day of sound. Ecco, già qua mi sembra uno studio un po' più fondato. 8 ore al giorno a un suono di 85 decibel, che peraltro non sono affatto pochi. Però almeno qui mi stai dando un'intensità, un volume che magari non devo superare. La frase di prima non c'entrava veramente un cazzo. Decibels is a measurement of sound pressure in regards to the human ear. 8 hours seems like a lot of time to be wearing headphones daily, but a survey found that 17 to 25% of people actually felt they listened to their headphones for longer than 8 hours a day. Quanto ascolto la musica io? Io la musica l'ascolto prevalentemente dalle casse esterne, però magari quando sono in giro, fuori, in treno, ma nemmeno in quel caso credo di tenerle su 8 ore al giorno. 8 ore al giorno sono tante. Magari ci vado vicino alcune volte, ma 8 ore non penso di farmele. Being people at a train station in Sweden, another study found that 46% of participants were exceeding 85 decibels of sound from their headphones. Ecco, questo sono io. Io sicuramente quando ascolto la musica al massimo supero gli 85 decibel. E questo non va bene, non fatelo, che poi diventate sordi. Già siete ciechi. Quello che guardiamo tutti. Oggigiorno siamo tutti ciechi. AirPods can reach as high as 101 decibels to 139 decibels depending on which... AirPods giustamente li ha tradotti come i vasi d'aria. Beh, all'atto pratico AirPod vuol dire vaso d'aria, è vero. Many new studies conclude the more you listen to any type of headphone, the more likely you are to have permanent hearing loss. Oh mio Dio, devo bruciare tutte le cuffie possibili e immaginabili. But even worse than all of this is that after a week of not removing your AirPods, you would have an infection. Bleh. Nel momento in cui si inseriscono gli auricolari per l'eternità, l'eternità, lo sporco, l'umidità nel condotto uditivo si bloccano. Questo già ha molto più senso. Cioè, è come se ci tappassimo le orecchie, di fatto. Ma poi, perché c'è il disegno della merda dentro l'orecchio? Questo video più si va avanti e meno mi convince. You plop those earbuds in for eternity, any dirt or moisture in your ear canal would get stuck. Moisture and dirt makes bacteria feel good, therefore they will proliferate.
A buildup of bacteria in your ear causes inflammation and infection. Within 2 weeks of leaving your AirPods in, you would likely have a granuloma and potentially burst your eardrum. Terribile. Ecco, il motivo per cui non potrei mai fare il medico è questo. Io anche solo a sentirle queste cose me le sento addosso, mi sento i timpani esplodere. No, effettivamente il timpano è una membrana molto molto sottile. Se c'è un tappo dall'altra parte, la pressione all'interno dell'orecchio aumenta. E quindi è vero, potrebbe effettivamente sfondare il timpano. Io già ero pronto a dire, ragazzi, a tot mila like, a 100.000 like mi metterò le AirPods per un mese, ma non lo farò, quindi mettete pure like, mi renderà molto felice, ma non voglio interferire con le mie orecchie, mi servono ancora per troppo tempo per mandarle a puttana per un video. It is important to take them out daily, listen to them at an appropriate volume and don't sleep with them in. Guarda, meno male che mi hai ricordato che ogni tanto le AirPods si devono togliere, se no non so veramente come avrei fatto. Vabbè, questo video mi ha deluso, onestamente. Detto questo, la parte in cui dice che i batteri proliferano con l'umidità all'interno delle nostre orecchie mi ha fatto venire in mente una cosa. Quando ero piccolo mi ricordo che era uscita sta notizia di questo povero ragazzo che praticamente gli era cresciuta una pianta dentro all'orecchio, perché i semi per germinare hanno bisogno di umidità. A quanto pare questo qua c'aveva le orecchie così zozze che un seme che non si sa come ci fosse finito dentro era germinato. Adesso la voglio trovare. Young girl had fully grown dandelion inside her ear. Eccola qua, un dente di leone. È pure una pianta ricercata, se non sbaglio. È una pianta molto apprezzata. Ma che bello, c'hai sta roba qua dentro all'orecchio, sei un alieno. Per chi non avesse capito, una giovane donna ha una pianta completamente sviluppata di dente di leone dentro al suo orecchio e ha dovuto rimuoverla chirurgicamente in Cina, grazie ai dottori. Novembre 2013. I dottori erano allibiti dopo aver scoperto che un dente di leone stava crescendo dentro al canale uditivo di una ragazza di 16 mesi, poverina. Dopo, la bambina è stata portata in ospedale dalla madre preoccupata, piangendo dal dolore. Ci credo, povera Stella. Aveva, oddio, aveva un fiore parzialmente formato e lo stecco, il gambo era cresciuto di quasi 2 centimetri prima dell'operazione. Cioè, ma hai le antenne? Ma che storia è? Il calore e l'umidità esattamente hanno creato le condizioni ideali perché spuntasse il fiorellino. Mi sto immaginando, pensa, capita un uomo, vedi una ragazza e gli vuoi offrire dei fiori. Oh, senti cara, toh, tieni un dente di leone. Direttamente dal produttore al consumatore. Oh, a giugno una donna inglese che aveva inspiegabili continui mal di testa e emicrania aveva le orecchie riempite con un verme, ma un verme mangia carne. Guarda, sembra che abbia i baffi, che carino che è. Ah, addirittura l'ultimo anno una donna in Cina che si lamentava di un costante prurito ha scoperto di avere un ragno vivo dentro all'orecchio. Qua veramente ce n'è per tutti i tipi di animali. Cioè, adesso veramente mi controllo anch'io che magari mi trovo una mucca qua dentro, chi lo sa. No, comunque notizia veramente incredibile. Io appunto non mi ricordavo che della ragazza a cui avevano trovato questo dente di leone fosse così piccola, perché sai, se capita una persona adulta, non so, una persona di 20 anni, io mi sento anche un po' in dovere di prenderla in giro. Cioè, dovresti accorgerti prima che sta vegetando una f***a pianta dentro al tuo orecchio. Effettivamente una bambina di 16 mesi, poverina, non se ne poteva rendere conto. Mi dispiace molto per lei, sono contento che ora stia bene. Detto questo video, in realtà quello originale, secondo me non, cioè, mi ha molto deluso, non ha aggiunto niente di utile a questo mondo, ma del resto non l'ha fatto neanche il mio video reaction, quindi siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti contenti. Io, ragazzi, spero che abbiate apprezzato questo video reaction un po' diverso, era da un bel po' che non facevo reaction, quindi ve ne ho portata un'altra. Se è così, se vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice, così non ci crescono corpi strani nelle orecchie. Cliccando a quei lati potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate, siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!